il presidente del Consiglio Monti, lei non è stato mai tenero politicamente con Monti, un Monti che ha cambiato pelle, prima era l'uomo delle tasse, oggi dice abbassano le tasse. Sorpreso da questo cambiamento di stile e di proposte del Premier in carica? Da retta a me, io dal primo giorno l'avevo capito, perché lo vedi, da prete spretato che prega i morti e frega i vivi. L'avevo capito benissimo che lui si presentava come l'uomo terzo, l'uomo che stava fuori dal gioco delle parti, l'uomo che non entrava nel merito delle questioni ma si doveva occupare solo del paese. In realtà è un tecnocrate al servizio e degli interessi di specifiche lobby finanziarie, così come la vicenda dei Paschi di Siena dimostra. Se tu togli i soldi all'IMU, alla prima casa agli italiani, le dai al mondo dei Paschi di Siena, vuol dire che hai già deciso a chi fare favori. Questo è uno scandalo tra i più grandi e i più gravi, perché è uno scandalo coperto da una omertà trasversale. Soprattutto, certamente quella politica, ma più che omertà, lì c'è complicità. Anzi, diciamo in di pietrese, hanno fatto a mezzi. Così si dice dalle nostre parti. Invece la omertà è quello, sai chi è stato il primo omertoso? Ponzio Pilato, quello che ha fatto si gira dall'altra parte, ha fatto finta di non vedere. Qui si chiama Ponzio Banca d'Italia, mi pare che si chiama. Si chiama Ponzio Governo Monti.